Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo puro e limpido, come acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione, un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato, un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare, un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito dal suo grande amore, con una piaga che non rimargini se non in cielo. O Vergine concepita senza peccato, o Vergine pura e santa, o Vergine immacolata, prega per me. Tutta bella sei, o Maria, e macchia di peccato non è in te. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu sei la letizia di Israele, tu sei l'onore della nostra gente, tu sei l'avvocata dei peccatori. O Maria, Vergine prudentissima, Madre clementissima, prega per noi, presso il Signore Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Porta Immacolata che conduce a Gesù, prega per noi. Vergine Immacolata che trionfi sul peccato, prega per noi. Vergine Immacolata che schiacci la testa del serpente, prega per noi. Vergine Immacolata del cielo e della terra, prega per noi. O cuore immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il tuo amore verso di noi. La fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero amore, così da avere un continuo desiderio di te. O Maria, mite e umile di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del tuo cuore immacolato, la salute spirituale. Fa che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del tuo cuore. Amen. Gesù, sappiamo che tu sei misericordioso e che hai offerto il tuo cuore per noi. Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del tuo cuore fa che tutti gli uomini si amino. Sparisca l'odio tra gli uomini. Mostraci il tuo amore. Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga da ogni peccato col tuo cuore di pastore. Gesù, entra in ogni cuore. Bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai.
noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il tuo amore. Bussa continuamente e fa: o buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori, almeno nel momento in cui ci ricordiamo della tua passione sofferta per noi. Amen. Fioretto del giorno. Recitiamo 10 Ave Maria davanti al nostro altarino, affidando alla Vergine Maria la nostra salute e i nostri malati. Le persone ammalate che non pregano e non si affidano a Dio, e le persone in agonia negli ospedali e negli ospizi. L'Immacolata che fermò il vulcano. Per la Chiesa Cattolica l'8 dicembre ricorre l'anniversario della decisione di Papa Pio IX, promulgata con bolla papale, di inserire nei dogmi quello che sancisce l'assoluta verginità di Maria, Madre di Cristo, preservata dal peccato originale. Ricorreva l'anno 1854. Appena 7 anni più tardi, pochi mesi dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia, in provincia di Napoli accadde un fatto prodigioso. Siamo per l'esattezza a Torre del Greco e il Vesuvio, proprio a partire dall'8 dicembre, minacciava la popolazione con un'eruzione effusiva. Si formarono crepe e bocche, dalle quali usciva lava anche a bassa quota. Si stimarono sollevamenti del suolo fino a 150 centimetri. A quel punto i torresi si rivolsero alla Madonna Immacolata, da sempre oggetto di devozione da parte dei cittadini del comune vesuviano, e fecero un voto. A Maria fu promesso di portare una sua raffigurazione in processione su un carro cerimoniale, qualora avesse fermato l'incedere devastatore della lava. Le cronache dell'epoca raccontano che il flusso si fermò all'improvviso e per questo motivo, dal 1862, ogni 8 dicembre, la processione si ripete. Il ricordo dell'evento miracoloso, ancora oggi, viene costruito un carro, portato per la città da un centinaio di volontari tra la folla, per onorare il voto fatto alla Vergine Immacolata, che fermò la lava del Vesuvio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.